Il 18 novembre, ore 20, Sala Montanari, l'AGEA con moltissime altre associazioni di cui abbiamo i rappresentanti qui presenti, faranno una serata contro la violenza sulla donna in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza, donne invisibili, omicidi, suicidi. Questa serata si parleranno di luogo del crimine, si parleranno degli aggressori, delle vittime, con degli esperti, quali la criminologa Cristina Brondoni, con il generale Garofano del RIS di Parma, poi avremo la psicoterapeuta Sabrina Sozzani, l'avvocato Curi Artoni che dà delle perle giuridiche e pratiche, avremo il giornalista Simone Della Ripa che spiegherà le innovazioni anche nell'ambito del media su come parlare di questi fenomeni, e io lascerei la parola anche alle associazioni, partendo dall'associazione ANCI. Abbiamo qui il presidente. L'associazione, grazie Alessandro, l'Associazione Nazionale Carabinieri ha accettato con grande entusiasmo l'invito dell'AGEA e del suo presidente, l'avvocato Sisti. Questo perché ovviamente l'Associazione Carabinieri in congedo, portando avanti i valori, gli ideali e gli obiettivi dell'Arma dei Carabinieri, è sempre a favore della legalità. Quando abbiamo ricevuto questa proposta, devo dire che la serata si inserisce perfettamente nell'ambito di quello che è il programma dell'Associazione Carabinieri in congedo. Io parlo ovviamente della sezione di Varese che presiedo. E quindi è una serata dedicata alla legalità, legata alla sicurezza, legata alla tematica purtroppo nota e all'ordine del giorno. L'Arma dei Carabinieri in servizio ovviamente rappresenta un punto di riferimento fondamentale e quindi chi subisce questo tipo di violenza e aggressione deve ovviamente immediatamente rivolgersi all'Arma dei Carabinieri in servizio per una tutela immediata. Noi che siamo in congedo, invece, come associazione, portando avanti questi obiettivi, non possiamo che portare avanti questo tipo di tematica, cercando di contribuire a quello che è l'informazione, a quello che è la conoscenza, perché sicuramente dalla conoscenza e dall'informazione passa una maggiore tutela. Quindi grazie all'AGEA, la nostra rappresentanza sarà presente e ovviamente noi siamo presenti anche perché ospite sicuramente per noi importante è il generale dei Carabinieri Luciano Garofano che sicuramente con il RIS di Parma ha portato avanti delle tecniche investigative estremamente importanti che hanno portato anche una evoluzione nel settore. Ecco, 18 ci sarà anche la Varese nascosta. Che tipo di contributo intendete dare? Allora, la Varese nascosta darà il suo contributo con la presenza innanzitutto. Ringraziamo l'associazione GEA comunque di averci coinvolto in questa splendida iniziativa. Varese nascosta perché? Perché comunque fa parte del territorio, si parla di eventi che accadono sul territorio e ci sarà una sorpresa perché durante la serata abbiamo il piacere di avere con noi Roberta Lucato, che ci parlerà del suo libro Saluti da Lugano, che riguarda proprio uno degli omicidi avvenuti all'inizio del secolo e nel quale si fa la storia delle prime violenze sulle donne. Ecco, invece la Rospini cosa ci racconta? Allora, io faccio parte di GEA, sono una socia GEA e mi occupo di autostima per le donne e poi parlo anche a nome della Proloco di Biandronno, perché anch'io sono di Biandronno e siamo molto contenti di partecipare a questa conferenza, a questa manifestazione e di collaborare con GEA contro la violenza sulle donne. Giulio Navacchi, rappresentante dei Viaggiatori in Sogno, compagnia e associazione teatrale di Biandronno, collaborazione attiva da sempre con GEA per la sensibilità e per quanto riguarda il problema della violenza sulle donne. Volevamo chiudere questa parte della manifestazione con un corto teatrale che un pochettino stemperasse le varie, diciamo, realtà di quello che avveniva all'interno della manifestazione. Poi abbiamo optato invece per un qualche cosa di un pochettino più serio, in modo tale proprio di lasciare ancora un buon ricordo per tutti. Va bene, abbiamo pure Mauro Buracini, rappresentante vicepresidente di Rete Sociale Italiana. Esordio di Rete Sociale con la tutela della donna. Noi ci riallacciamo al discorso che hanno fatto i rappresentanti delle varie associazioni, vogliamo dare il nostro contributo, siamo felici di partecipare a questo evento importante, in particolare come ex appartenente alle forze dell'ordine e della Polizia di Stato,
mettiamo anche in campo la nostra esperienza per quanto sia di lavorativa. Quindi se c'è qualche cosa da aggiungere anche nel dibattito, saremo lieti anche di aggiungerlo. Ovviamente vedo che ci sono dei professionisti, tra cui il generale Luciano Garofano, persona conosciutissima nell'ambiente delle forze dell'ordine per la sua esperienza come comandante dei RIS.